Siamo venuti al Quarticciolo, settimo municipio. Dicono sempre, no? Andremo per i paesi. No, a me mi chiamano per le fogne. Siamo venuti di nuovo per un problema grave di fogne. Non si può sentire l'odore, ma potete vedere. Però adesso intervisteremo Antonella perché ha detto siamo proprio nella puntini puntini e sentiamo quali sono i problemi. Allora, Antonella. Allora, dunque, noi ormai sono parecchi anni che sollecitiamo un intervento o dell'ATER o comunque del Comune, chi è di competenza, perché fanno praticamente un gioco di rimpallo tra l'ATER e il Comune. Noi abbiamo una fognatura qui che è crollata e praticamente tutti i liquami che provengono dalle altre palazzine sulla via Ma non è possibile. si fermano qui da noi e fuoriescono nelle nostre cantine, nei nostri lavatoi, nei nostri. Cioè, una puzza incredibile, una cosa indecente perché tra topi, bagarozzi, ne dico quello che esce, zanzare, di tutto, di più. E poi c'è un'aria irrespirabile perché veramente, cioè, noi siamo tante volte con le porte chiuse, ma dobbiamo mettere i stracci davanti alla porta perché se c'hai una finestra aperta, l'aria che filtra da sotto, diciamo, le porte ci porta dentro casa un'aria Per irrespirabile. cui qui serve un intervento Le urgente. finestre chiuse d'estate, d'inverno perché. Esce su una cosa Immagino le inconcepibile, zanzare con quello che questa sia noi ormai temperatura. fanno Non parte di sta noi. bene. E quindi noi abbiamo chiesto, io ho scritto, ho fatto fax, ho scritto all'ufficio di igiene, ho scritto al comune, ho scritto al settimo municipio, ho scritto all'Adera, ho fatto fare interventi di autospurgo, vengono, aspirano e dopo 2 giorni noi siamo da capo a 12. Poi non parliamo quando piove. E Per cui quindi lei ha visto sputare l'ospo, dice abbiamo. proviamo. Ho detto come di questa striscia la notizia, ma ha proprio risposto. Visto che voi siete Siamo più. più piccoli. Visto che comunque voi vi interessate dei problemi del quartiere, ho detto fammi provare se magari c'è qualcuno che Allora, una fogna possa. l'abbiamo già sistemata, speriamo di risolvere Speriamo di questa. risolvere questo perché è Se no, una cosa. altrimenti siamo proprio fino a qui, Coperti, eh. sì. Sputi rospo. Sputi rospo! No, Vai. che c'ha da Che c'ha da sputare? sputare? Basta. A lei arriva la puzza? E come no? Abito qui davanti, non lo Lei so quel io. signore prende il sole con la canottiera, qui nemmeno può star No, no, prendendo io il stavo dentro casa, adesso mi stavo a riposare. sole. Intervento Però, ma urgente. non ti riposi perché viene una puzza che non finisce mai. Intervento urgente, immediato, no Immediato, urgente questo ragazzo. Chiedo di il fango, la puzza, zanzare. Maurizio. Morì, Romano Romano, vero? Quanti saranno qui i palazzi? Diciamo che hanno questo problema delle fogne. Ma non lo so, almeno 2 o 3 qua sicuro qua intorno. Poi l'arti non lo so, però Tutta la via. Ha penso tutta la via qua. provato lei, sputi un rospo, ma ha provato con la stecca da biliardo a mandare la pallina dentro la fogna? Andà, che la giusta una fugna, andà manni là. E Allora, che vuole? come che voglio? Che la giusta ero qua, che voglio? Che devo Lui vuole rimorchiare in vita una ragazza, come fa a volere? Sta invitarla? sua ragazza, lo È sente venuta pure pure lei, con la lo fogna? sente pure lei Lei è quando va. innamorata. Sarà una bella società fondata sulla libertà. Però spiegateci perché se non pensiamo come voi, ci disprezzate come mai? Ma che colpa abbiamo noi? Allora, io ho anche bambini piccoli, in piena estate non si può aprire una finestra perché non si può respirare. Cioè, chi se soffri un po' con l'asma o con la polvere, tutto quanto muori, quindi devi stare chiusa dentro casa in piena estate. E non mi sembra giusto. Parliamo tanto di ecologia, di ambiente, no? Ecco. Questa è la realtà di Roma e di alcune periferie, per cui qui serve con urgenza proprio un intervento immediato. Ci appelliamo anche al presidente del settimo municipio, Roberto Mastrantonio, e insomma, ecco, che volete? Dateci una mano. Altrimenti qui hanno deciso di preparare due secchi, Al comune e all'istituto un regalino. come regalino per fargli capire quello che c'è stato praticamente nei sottoscala nostri, quasi quasi pure dentro casa perché tra poco penso che arriverà pure sopra. Sputa rospo! Sono
Salvatore, lei voleva chiedere anche un appello alla Tim, no? Che cosa gli è accaduto? Sì, mi è accaduto che in pratica, facendo il 119, sono venuto a scoprire che dal credito residuo mi venivano tolti dei soldi indebitamente, in quanto io non è che mi connettessi a internet o niente, ma siccome io ho un iPhone, l'iPhone si collega da solo, loro mi toglievano i soldi per la connessione dell'iPhone, però io non è che... Non lo sapeva lei? Io non lo sapevo, quindi loro... Vogliono più spiegare. Esattamente, loro avrebbero dovuto comunque spiegarmelo.